Ok, giustamente non sento l'audio perché se non attacco l'audio del gioco è normale che nessuno lo sente. Allora, detto questo, dobbiamo andare a esplorare. Baluccio, Non c'è ciao! fretta. Dovremmo esplorare questo deserto. Tutto bene, Paolo, tu come stai? Bene pure tu, Senti, ok. so che non possiamo fidarci della profezia, ma nemmeno ignorare ciò che abbiamo visto. L'oro Non ti stiamo dell'avvoltoio. ignorando. Abbiamo Devi iniziato l'oro mandarmo a casa. dell'avvoltoio, questa è una missione Per ora secondaria. voglio cercare l'animale ferito che hai sentito prima. Ok, Ma cerchiamolo. Maledetto, dove avete... sei? Sì. Beh, ok. Va bene. Sì, fai strada. Ah. Qua. 5, 4, 3, 2, 1. Vola! Ah, per un pelo! Maledetto corvo! Sarai mio prima o poi! Non si alza le penne, no! Au! Allora, aspetta. Devo trovare un punto che mi è congeniale. E Mimir danno troppi indizi facendo apparire il gioco. Mimir, qualche tempo fa hai parlato Mannaggia. dei corvi di Odino. Vuoi esplorare il mondo? Non so, forse vedere nuovi Fammi luoghi, vedere un attimo da qua se scoprire lo di più posso prendere. su di me. Fammi vedere. Vedete da qua sopra, magari da qua lo posso prendere. Aspetta, aspetta. Fa vedere, mi sto dannando da laggiù. Eccolo qua, guarda. Mannaggia, vieni qua. Mo lo posso beccare, eh? Ce la faccio, ce la faccio. Ah, fa L'albero non funzionerà, ma un bagno. nuovo ospite. Ce l'ho fatta, l'avevo detto che ce la facevo, l'avevo detto, ero da Godo, solo. ergo, Porca su, trota, mi hai fatto yeah! spaventare, Paolo. Ah, bravo, ci sta proprio un tutto un Godo ergo sum, yeah! Oh, ma mi hai fatto spaventare, ero concentrato, mi sono spaventato, ad essere sincero, avevo perso 5 anni della mia vita. Ecco, E si vince! questo è più Yes! tranquillo. Devo dire che il Godo ergo sum urlato da me può avere il suo. Peggio di un boss. Bravo! Bravo, è vero, mi ha dato più da filo da torcere lui che il boss che ha affrontato fino ad ora. Maledetto corvo. Già il cinturone che vedi, la fascia quella alla pancia, quella è già dei corvi, Paolo. Già ho preso un pezzo. Dopo vedo se ne posso prendere un altro. Anche se mi hanno consigliato di utilizzare l'armatura scintillante degli elfi, che io però non ho. Salve, Vediamo un amici po'. viandanti. Oh, aspetta. Atreus ha sentito una creatura nel deserto. Facciamoci questa Una missione tempesta secondaria. simile? Impressionante. Lo conosci bene, Alfheim, vero? Hai una vaga idea di cosa ci sia lì fuori? No, mi dispiace. Io e gli elfi. Storia lunga, meglio se mi tengo alla larga da loro. La materia d'Arnia è Allora forse più ora prendo appiccicosa di quanto l'armatura. credi. Ma buona fortuna con la ricerca. Forse ora prendo l'armatura, lo Mettete il sai? panno nelle orecchie per non fare entrare la sabbia. Poi mi direte. Leviatano potenziabile. Quest'ascia Potenziamo è sempre più il potente. Non pensavo di vederti qui, Sindri. Devi odiare la sabbia. Oh, la odio. Ma con bro... Ci si vede? Allora. Au. Vediamo qua cosa dice. Una Turlicher. Due gulon giacciono di fronte a questo indicatore che recita in naturale. Sono legate a una slitta e paiono calmissimi. Strano, da quanto tempo sono qui? Sono ben educati, un po' come Specchi e Svanna. Vabbè, lo dice lui. Che animali sono? Gulon, autoctoni di Vanheim. Non so che ci facciano qui. Bello sto cinturone del corvo. Dobbiamo arrivare qua. Bene, andiamo. Sono addestrati a trainare una slitta. Atreus, Buon per voi. Sata. Sì. Gulon addomesticati. Sono come gli Yaski, però sono Iniziato. gli Yaski del deserto. Muovi leggermente. Beh, questa già abbiamo fatto. Bene. Prendiamo pure i soldini delle botti. Vai, bravi così, ragazzuoli. Allora, solo un corvo qui nel canyon. È quello che abbiamo fatto prima, allora, Iole.
Quello che roteava sopra. Oh. Ah, posso pure scendere, bene. Mi fa piacere. Ok, fatto. Pezzi d'argento, quelli fanno sempre comodo. I pezzi d'argento non bastano mai. Sale Atreus. Hai qualche indicazione per trovare l'animale ferito? O ci godiamo questa bella giornata? Premi L1 oppure cerchio per rallentare la slitta. Trovassimo una grotta per orientarci un po'? E che ne so? E troviamo una grotta, che ti devo dire? Ah! Sì, soldi. Oui. Nani. Allora, seguiamo la parete. Qua cosa c'è? Aia. Ho sbattuto il muso. Allora, qua mi sa che non si può fare nulla. Nulla. Qua si può salire? Ok. Ok. Vedi. Qui c'è qualcosa. Ah, ok. Devo rompere questi. I sigilli. Ah, come li faccio a rompere tutti e tre? Ce l'ho fatta! È tutta una questione di angoli e di matematica! Yes! Virgo, su! Yeah! Oh, mi sono perso i cani! Dove stanno? Dove stanno? Oh, mi avete fatto spaventare, cani! Hai visto quando mi impegno, Paolo? Mi potranno sfuggire pure dei particolari, ma poi quando si tratta di angoli o cose del genere... Oh, cane, mi ha fatto spaventare il cane che ha fatto... Ma da qua sono già venuto, non ho capito. Signori, mi sono un po' perso. Quindi io direi di guardarmi un altro po' qui attorno. Si umasta. C'è ancora qualcosa qui che arde. Un bel forziere del tesoro. Dannata sabbia. Questa... Ah, questo forse ci vuole... Questo forse ci vuole un altro potere. Qua ci vuole un altro potere. Sicuro. Là però c'è qualcosa. Qua beccherò un potere forse dopo del vento di qualcosa. Vediamo un poco qua. Allora, qua ci sono le fauci di questo. Qui c'è qualcosa. Eccolo qua. Ho trovato uno di quei cosi. Una runa spezzata. Ho completato la mappa del tesoro. Manca a farlo apposta, ho trovato tutti i tesori. Una gemma instabile ad assestando di morte e distruzione. No, è per... È per lui. Ah, che barba. Rimarrebbe solo... Aspetta. Facciamoci pure queste altre zone qua. Va. Soldi. Ah, che curvetta. Ok. Allora, andiamo di qua. C'è qualcosa pure qui. C'è qualcosa qua. Fermi. Allora, c'è qualcosa qui. Cani, Atreus, tu però renditi utile, figlio bello, figlio mio, come si suol dire, no? Allora, là mi fa capire che ci sta
una di quelle casse con le rune, ma dalla posizione non so se posso arrivarci. Perché ok, questo è così. Ok. È strano, non può essercene uno solo qua. Di solito sono sempre a tre. Ma infatti non poteva esserne uno. Però ci deve essere un tracobetto. Non un trabocchetto, ci deve essere proprio un tracobetto. Ci deve essere un tracobetto da qualche parte. Perché tipo, eccoli qua. Ambarapà. Tete co co ciupa. E non mi smentisco con l'ascia di Kratos. Ormai sono diventato un esperto del Leviatano. Ora capiamoci un attimo. Una runa l'abbiamo distrutta, ok? Cioè l'abbiamo distrutta. No. Qual quadra non cosa? Come faccio ad arrivare là sopra? No, non vedo nessun appiglio. Allora, perché a questo volendo ci posso pure arrivare. No, bugia. Non ci posso arrivare. Forse ci arrivo da qua. Sì. Ma quello là sopra? A quello là sopra come ci arrivo? No. Fermo. Scendi, Kratos. Scendi. Se non sono io andare da lui, è lui che viene da me. Un corvo! Un corvo! C'è un corvo! C'è un corvo! Guarda dove sta quel corvo! Maledetto, vieni qua! Ruba! Sto imparando ad essere più attento ai dettagli. Ora lo vedi quel dettaglio là sopra? Quella là scoppia. Quindi se io colpisco quella, crolla tutto e posso accenderla. Non è crollato, però il senso si è capito. Posso aprirla. E raccolto uno dei tre corni di idromele sanguinario necessario per aumentare la rabbia. Ma non avevo già preso altri. Ah, forse è già finito quelli. Oh, e qui ce ne abbiamo un altro qua. Che c'è qua? Ah, i cagnolini. Oh, i cagnolini. Cani, venite qua. Piano. Così, bravi. Attenzione che ci abbiamo qualcosa pure qua. Fe. Un altro corvo. Un altro corvo. Hai cacciato parecchi uccelli. Mi chiedo se valga la pena visitare l'albero dei corvi. Certo. Padre, dietro di te. Fai qualcosa tu, no? Atreus. Miseria. Ma fan bagno. Beh, questo lo prendiamo qua. Un corno.
Ok. Da non confondere con il Gjallarhorn. Questo strumento simboleggia la pace o perlomeno la speranza di Freyr di ottenerla. Si diceva tra gli elfi più sognatori che un giorno Freyr avrebbe suonato il corno del silenzio, ponendo così fine alla guerra tra gli elfi. Temo però che fosse solo un'illusione data dalla speranza. Nessuna profezia ha mai parlato di un tale corno e per quanto ne so non esiste uno strumento simile. Ma ciò non ha impedito agli elfi di continuare a sperare. E come biasimarli? Vediamo qua. Guarda. Eh beh, oh, qualcosa lo deve fare pure il ragazzo. Si deve irrobustire, Paolo. Quello si mette solo che fa schiappa, schiappa, schiappa. Non so chi lo dice schiappa, ma lo fa. Schiappa, 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 schiappa. E quello succede. Nonostante la sua attuale funzione di avamposto militare. L'architettura di questa torre suggerisce... Scusate, mando pure un messaggio. Nonostante la sua attuale funzione di avamposto militare, l'architettura di questa torre suggerisce che un tempo, prima della scissione tra chiari e scuri, avesse uno scopo differente. Negli archivi non ho trovato alcun indizio, dettaglio non del tutto inconsueto. Nel corso delle generazioni molti testi sono stati sanificati, diciamo così. Ah cacchio, se mo c'era Dennis, vedi, sono stati sanificati, per così dire. Ma la totale assenza di qualsivoglia informazione è di per sé rivelatrice. Quali cerimonie sacrileghe si tenevano in questo posto? Quali avvenimenti evidentemente contrari al nostro status quo attuale hanno spinto i bibliotecari a debellare ogni traccia scritta del vero scopo di questa torre? Non posso che supporre che la risposta sia la chiave per una pace duratura. Il console. Per non sfociare in qualcosa da cui poi mi devo dissociare, perché altrimenti sfociamo in qualcosa che non è il mio canale, direi di riprendere il gioco e fregarci tutto quello che ci possiamo fregare dopo l'assalto all'elfo. E qui c'è tanta roba da fregare. Oh, per la miseria. E vedo di là pure un'altra luce. Ok. Fatto questo, ci prendiamo un po' di roba in giro. Che cos'è? E che ne so? Uno schema. Uno schema. Per un... Queste pagine sono molto antiche e potrebbero trovarsi ovunque. È probabile che i gemelli descritti in questi schemi siano molto potenti. E stavo per leggere schermi, perciò io ve l'ho letto un po' strano, schemi. Sì. Però detto questo... Forse dovremmo mostrarlo ai nani. Sapranno cosa farci. Come si chiama la missione? Le terre aride, Iole. Sto facendo il segreto delle sabbie, le terre aride. Ma qui c'è ancora... Aggiungi la bussola. Aggiungiamo pure questa, la bussola.